Amici di Voucher, in occasione della Milano Fashion Week ci troviamo al 55 Milano o 55 per seguire? Un grande evento con grandi artisti, abbiamo un artista milanese, Francesco Boccola, un artista internazionale che ha collaborato per tantissimi anni con Pierre Cardin e lo ha anche ispirato. E poi seguiremo anche il battesimo di una collezione di Elena Condrea, ovvero la collezione Easy Gallery. Seguiteci! Siamo a Milano nel 55 in occasione della Milano Fashion Week ed esattamente con Elena Condrea, una giovane designer che è qui stasera per presentare la sua nuova linea AC Gallery. Da cosa, perché Gallery? Allora, salve, buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio tantissimo, ringrazio 55, Milano 55, ringrazio in genere tutti, Milano è una grande città, bella. E perché Gallery? Perché tutto quello che nasce, tutto quello da cosa ho preso spunto è pura arte, quindi i miei vestiti sono non altro che dei quadri, quindi sono... derivano dai quadri di Francesco Boccola, che è qui stasera con noi, che più tardi lo vediamo, che ha lavorato tantissimo per Pierre Cardin. È una persona creativa, una persona che veramente, cioè, ha tanto da dare, ha tanto da cui prendere spunto. Per me è molto emozionante, questa sera è emozionante che in Fashion Week è un battesimo, diciamo, del mio brand. Ho visto tantissimi colori effettivamente, quindi tra poco li vedremo sfilare su delle modelle. Sì, c'è tanto colore perché Francesco è uno che rappresenta allegria, è uno che rappresenta tantissimo... l'emozione, ecco, l'emozione, i suoi quadri sono veramente una vera emozione. Parleremo tra poco di emozione. Infatti è quello, perciò sono così, sì, perciò sono così tanti colori. Poi essendo un pittore informale, insomma, dipingi questi quadri di quali io mi innamoro. Sempre durante la Milano Fashion Week siamo con due personaggi veramente illustri, ovvero la Elena Condrea e Francesco Boccola, e poi un battesimo eccezionale per Easy Gallery questa sera a Milano proprio. Sì, salve, buonasera. È veramente un vero battesimo perché siamo
in un bel mezzo della settimana di Fashion Week a Milano, quindi sono onorata di poter sfilare il mio brand qua, AC Gallery, che ha spunto dai quadri del nostro grande pittore Francesco Boccolo, che ve lo presento. Perché quando l'arte si fonde col design esce fuori qualcosa di meraviglioso, già come la testimonia Vera Agiuschina, che vediamo, che dopo intervisteremo. Allora, una serata all'insegna della luce, del colore, di queste linee e queste collezioni meravigliose. Sì, veramente bisogna fare complimenti ad Elena, perché è stata molto brava a sviluppare questi modelli e si è sbizzarrita in 50.000 soluzioni, dedicandosi anche all'uomo, che è una cosa abbastanza interessante, molto interessante, specie per i giovani. Quindi noi tra poco vivremo questa grande, emozionante sfilata, e quindi a ritrovarci presto. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti, sì. Cosa sei per me, so durante questa Milano Fashion Week abbiamo l'occasione di avere con noi un pittore e designer famoso che ha creato una linea. So che lei intanto conosce Pierre Cardin da una vita. Dagli anni 68, sì. Dal 68 che collaboro con lui, si è interrotto nel 73. Perché abbiamo avuto una discussione su una collezione di abbigliamento sportivo che ho disegnato per lui, che si è rifiutato di farmi presentare, perché forse per gelosie che sono nate lì tra i suoi fidanzati. Comunque siamo qui stasera per presentare i suoi quadri, ma anche Elena Condrea, che ha avuto ispirazione proprio dai suoi quadri, dalle sue opere. Ma la cosa nasce da mia moglie, perché quando mia moglie è venuta in Italia, che è russa, ha visto che c'era la possibilità di realizzare, dato che lei ha lavorato in teatro per 20 anni, e quindi ha fatto scenografia, coreografia, hanno fatto un po' di tutto, e quindi ha trovato interessante utilizzare i tessuti dei miei quadri per poter fare degli abiti, insomma. Naturalmente Elena, quando ha visto le cose realizzate da Anna, si è subito ispirata e ha voluto che io stampassi una 15 di quadri per realizzare questa collezione. Questo è stato un momento, un episodio che lei ricorda negativo. Qualche ricordo positivo con Pierre Cardin? Beh, quello positivissimo è stato quando lui ha acquistato la mia mostra, che io esponevo alla Galleria Apollinaire di Milano in via Brera, che ho dovuto trasferire a Parigi, e da lì è nato l'inizio del rapporto. Quando gli ho montato questa scultura ambiente a Parigi, mi ha chiesto di realizzargli l'ufficio, di ristrutturargli l'Espace Cardin, dove abbiamo realizzato un teatro, anzi due teatri, un cinematografo, una galleria d'arte, un ristorante, un bar, tutto l'Espace, insomma. E quindi questo è stato uno dei lavori abbastanza importanti, impegnativi, che mi hanno costretto a lavorare lì per parecchi anni. Dopodiché mi ha chiesto altro, quindi abbiamo disegnato di tutto, dai cioccolatini alle livree degli aeroplani, dagli interni delle automobili agli occhiali, dai mobili, di tutto di più.
Lei intanto è milanese, quindi questa Milano Fashion Week cade proprio a fagiolo. Inoltre allora noi siamo di Voucher, il turismo in onda, quindi parliamo di turismo e sappiamo che molte opere, molte ispirazioni avvengono proprio durante dei viaggi o in certe situazioni. So che lei ama il mare, ma molto. Io ho navigato moltissimo, anzi, dopo aver navigato 2 anni con una piccola imbarcazione di 11 metri, dove ho attraversato l'oceano, sono andato in Pacifico, sono stato in giro 2 anni. Al ritorno mi sono deciso di costruire barche perché ho visto che quella che io ho utilizzato per fare questo giro e questa esperienza, che serviva per estrapolare dal contesto sociale e vivere nella natura. E questo mi ha permesso di capire che forse le barche andavano un po' migliorate. Quindi ho realizzato parecchie imbarcazioni, partendo da barche di 18 metri fino a 50 metri in acciaio, specializzandomi in una carena particolare che è una barca di 17 metri, con cui veramente ho rotto il rapporto con il passato. È una delle barche che va 2 volte la velocità di carena. Quando dicevano che una legge fisica li tratteneva a una certa velocità, invece non ci ho creduto, e questa barca l'ho realizzata facendo anche una traversata portandola a Newport e facendo tutte le fiere americane fino nel Golfo del Messico. Dopodiché ho avuto un cattivo rapporto con gli americani e gli ho portato via la barca. A questo punto salutiamo Francesco Boccola e abbiamo capito che ha stato ispirato, ha creato di tutto di più, addirittura imbarcazioni, quadri. Adesso vedremo sfilare le sue opere anche indossate su delle modelle durante questa Milano Fashion Week. Milano Fashion Week, tu per tu qui dal 55 Milano per questo evento dedicato alla moda, all'arte. Abbiamo Vera Aitiuskina che ha vestito, guardate con quanto colore, arte, classe, come sempre. Questa serata è colorata. Buonasera a tutti, sono molto felice di rappresentare questo brand IC Gallery questa sera in questo fantastico locale 55 di Milano. E quindi Fashion Week, molto caldo come questi colori del mio abito che si chiama Africa. Anche se io vengo dalla Siberia, però Il contrasto è molto bello proprio perché riesce a dare questi colori con la tua, diciamo, carnagione, ma soprattutto i colori molto chiari. Un contrasto perfetto. Cosa vuoi dire in questa serata? Una serata speciale Milano Fashion Week? Che è una serata non da perdere, assolutamente no. C'è una testimonial eccezionale che poi vi presenteremo e abbiamo il piacere di avere qui con noi anche dei partner di questa serata, perché sono stati
così invitati dall'organizzatore Stefano, un grande applauso, dove c'è la bellezza c'è anche il finesse, e allora noi facciamo un grande applauso a questa linea mondiale di prodotti che sta veramente spopolando. E quindi un applauso anche ai nostri amici presenti, salute al finesse, dove c'è la bellezza, non potete mai mancare. Ad impreziosire la serata con la sua voce il soprano Larissa Iudina, che a Milano è molto conosciuta anche perché ha un'associazione e fa delle cose molto belle, ma la Milano Fashion Week non poteva mancare. Buonasera, grazie di avermi invitato, sono molto orgogliosa di portare anche a Milano Fashion Week la canzone russa, la cultura russa e anche il nome della nostra associazione Stravinsky Ruskie Motivi. Noi facciamo incontrarci due culture, facciamo interagire due culture, creare rapporti di lavoro, di amicizia, di diciamo cordialità, sicuramente contribuirà per la pace nel tutto il mondo. Molto bene, però questa sera ci saranno dei momenti veramente molto particolari, anche perché la sfilata sarà effettuata proprio con la musica di sottofondo live, rigorosamente live, ed è una novità. Ci fai un piccolo accenno di qualche canzone tipo Non ti scordar di me di questa serata? Esatto. Posso dire che il format sfilato con la musica classica l'ho fatto io prima volta, 3 anni fa, al primo concerto della mia associazione culturale musicale. E da lì a Milano sta prendendo piede. E quindi non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Serata così speciale, dove la moda a Milano è di casa con la Milano Fashion Week, non poteva mancare l'eleganza di Daphne, che è conosciuta anche perché unisce all'eleganza l'arte della musica con il suo violino. Daphne, allora che serata sarà e soprattutto cosa suonerai? Sarà una serata ricca di sorprese perché ci saranno vari ospiti internazionali di fama mondiale. Questa sera inoltre duetterò con una bravissima soprano e una pianista e suoneremo Non ti scordare mai di me. Perché Stefano Rizzi ha invitato Lara Ferrario, artista, presentatrice e poi ama la vita anche dove c'è la moda, perché la moda è un po' per tutti e questa sera l'arte legata alla moda, cosa ne pensi di questa serata?
Serata bellissima, tra l'altro ho visto i quadri di Stefano Rizzi, infatti è stato uno dei miei primi fotografi dove abbiamo unito questi colori tra le bianche, le bionde e le scure, e stasera la moda è stata bellissima perché era proprio quello che piace a me, il colore, la luce, quindi questi abiti che sembravano dei quadri portati da queste splendide modelle, quindi sono contenta di essere qui con voi, di aver conosciuto un grande collega come te. Ascolta, ma Milano, per esempio, Milano è una città che accoglie veramente tanti eventi e tante realtà. Vivere a Milano è un lusso, un pregio? Io non sono di Milano. Io abito sul lago di Como e quindi per me Milano è soltanto spostamento di lavoro, io sto sempre fuori e, come sai, visto che tu ti occupi anche di viaggi, io amo viaggiare, quindi per me casa è la Thailandia, devo dirlo, casa mia è il caldo, è il sole, quindi Milano è lavoro per quanto mi riguarda. Perfetto, allora questa serata dove la musica, l'arte ha colorato un evento particolare, salutiamo Lara Ferrario. Ciao, ciao Pachi, ciao a tutti, grazie. Stefano Rizzi, l'organizzatore di questo evento durante questa Milano Fashion Week al 55. Abbiamo visto dei grandi artisti, come ti è sembrata? Sì, direi comunque artisti che sono già abitualmente dei collaboratori miei, già sperimentati in vari eventi differenti o anche nei servizi fotografici e video di cui comunque io mi occupo, e direi comunque un risultato positivo in base alle mie aspettative, direi che sono piuttosto soddisfatto, insomma, del risultato della serata. Sì, ci sono stati anche tanti altri artisti che hanno animato la serata, abbiamo visto degli spettatori veramente contenti e soddisfatti, abbiamo visto tanti colori e penso che i risultati siano stati più che soddisfacenti. Certo, soprattutto, vabbè, ho visto anche
il fatto di essere contenti da parte anche dello stilista principale, che comunque è una persona che, sottolineiamo, ha lavorato per parecchi anni per Pierre Cardin, ma non è soltanto un designer di moda, ma un designer progettista di nautica da diporto, piuttosto che anche di spazi, proprio anche a Parigi, piuttosto che a New York, sia dello stesso Cardin che di molti altri illustri personaggi. E stasera non ha portato le sue sculture, che erano abbastanza interessanti, perché è in procinto di andare appunto ad una mostra sia a Miami che comunque in un'altra parte del mondo, dove è sempre molto molto richiesto. E lo stesso Elena, che ha deciso di trasporre le sue pitture sui suoi tessuti, ingrandendoli ancora di più rispetto ai quadretti magari originali. Da lì si sono accorti del vero effetto che fanno questi quadri, soprattutto attraverso il loro ingrandimento. Rendevano anche qualcosa di meno sicuramente in piccolo, e poi è saltata fuori la magia del quadro proprio da lì. Ottimo, un grande evento, quindi salutiamo Stefano Rizzi e aspettiamo al prossimo. Benissimo, grazie a voi e buona serata. Ad illuminare la serata della Milano Fashion Week, Natalia Del Mar, ballerina del flamenco direttamente da Madrid. Cosa ti è sembrata questa splendida serata di Milano Fashion Week? Hola amigos, soy Natalia Del Mar La Serrata y fue un placer muy grande estar el 19 de septiembre en la Milano Fashion Week en el tributo a Pierre Cardin organizado por Stefano Ricci. Estuvo presentado por el grandísimo presentador Paqui Arcela y pudimos ver las nuevas colecciones de la estilista Elena Condrea, donde también estuvo el pintor y diseñador Francesco Boccola, tan unido a Pierre Cardin. Para mí fue una noche especial, fue una noche mágica, donde también presenté un número del Lago de los Cisnes junto a Lisa, una grandísima bailarina de contemporáneo, también Omeo Bambino Caro con la grandísima soprano Larisa Yudina, y pude cerrar con Urban Flamenco, que es el baile, es las performances que yo estoy haciendo en Los Ángeles, en Miami, que llevo ahora para Latinoamérica. Fue una noche muy especial, amo Milán, amo Italia, os llevo en mi corazón y siempre estaré allí para vosotros, os quiero.